davvero una partecipazione a 360 gradi in un giorno feriale. Proprio perché come comune abbiamo tanto lavorato nei passati 5 anni regolarmente, costantemente, senza posizioni ideologiche, ma credo che il tema sia sentito e ormai ben compreso da tanti cittadini. Un'economia che si regge sul gioco d'azzardo è qualcosa che Genova non vuole. Genova vuole svilupparsi nel senso del tecnologico, vuole svilupparsi sulla promozione turistica, sull'offerta culturale della città, sulla vivibilità per tutti i cittadini. E credo che un cambio di rotta deciso sul sistema economico dal punto di vista dell'azzardo sia propedeutico in questo senso. La legge regionale in vigore, che si vorrebbe invece in qualche modo silenziare, e il regolamento del Comune di Genova partono dalla tutela dei soggetti deboli. I bambini e i ragazzi, e io personalmente che ho 2 figli, ho difficoltà a mandarli a comprare il latte in esercizi dai quali comunque non si possono eliminare delle macchinette, ma anche gli anziani che spesso, e questo è statistico, usano gran parte delle loro magre pensioni in giochi apparentemente innocui. Ecco, io credo che questa tutela nei confronti dei più fragili o dei più influenzabili, o coloro che possono crescere in una cultura invece dell'impegno, cerco di vincere qualcosa, invece del lavoro, di cose che io so fare, ci sarà il colpo di fortuna per me, che è una cultura del tutto aleatoria, sia qualcosa da contrastare.